Ciao a tutti, benvenuti su Idria Cataclisma. In questo nuovo video voglio parlarvi delle caridine. Partiamo dalle caratteristiche della vasca. Si tratta di un 80 litri avviato ormai da un paio d'anni, quindi una vasca abbastanza matura. Il filtraggio è composto da un filtro ad aria, che a mio parere è l'unico filtro che può essere utilizzato per allevare le caridine, perché con gli altri filtri si può avere la possibilità che le larvette o le caridine più piccole possano essere aspirate. Se vorrete avviare un caridinaio, io vi consiglio di optare per i filtri ad aria. Per quanto riguarda l'allestimento, ho utilizzato come fondo della sabbia grana molto fine. Ho dovuto optare per la sabbia perché nell'80 litri ho i Corydoras Paleautus, quindi, dato che a loro serve, utilizzano la sabbia che la fanno filtrare tra le branchie, ho deciso di metterci la sabbia, se no nelle altre vasche dove allevo le caridine ho utilizzato del ghiaietto oppure dell'azolo, che sono entrambi dei materiali inerti che per le caridine sono perfetti come fondo. Come vasca è molto piantumata. Ci sono sia piante a crescita lenta, tra cui Anubias, Cryptocorine e Vallisneria ed altre, ma ci sono anche piante a crescita rapida tipo Ceratophyllum, leggera densa, e poi anche galleggianti, tra cui la Lemna Minor, la Salvinia, la Pistia. Ultimamente ho aggiunto anche una piantina di Pothos in un angolo, che è già iniziata a radicare e a mettere foglie nuove. In questa vasca non ho utilizzato il fondo fertile per paura che i Corydoras, muovendo la sabbia, avrebbero potuto farlo risalire. Nell'allestimento sono presenti anche un paio di tronchi che le caridine apprezzano parecchio, perché oltre ad esserci presente il muschio, a proposito, se volete potete andare a guardare il video dove vi mostro come ancorarlo oppure legarlo al legno. Le caridine lo apprezzano anche perché si crea sopra il legno una patina algale che loro vanno a mangiare, essendo animali detritivori. Riguardo la chimica dell'acqua, io sto tenendo i seguenti valori: pH 7,5, KH 6, GH 12. Parlando della fauna, sono presenti caridine eteropoda, Corydoras paleautus, che si riproducono regolarmente, e lumachine, tra cui Planorbis e Fisa marmorata. Per iniziare ad allevare le caridine eteropoda, sono partita con 10 esemplari. Sono un buon numero di partenza per assicurarmi che ci siano sia maschi sia femmine. Sono animali molto interessanti ed estremamente semplici da gestire. Facendo un piccolo cambio d'acqua settimanalmente e fornendo cibo giornalmente e variando sempre la dieta, per esempio un giorno un pezzetto di zucchina sbollentata, un altro giorno il Chironomus e così via, si otterranno dei buonissimi risultati. La temperatura la mantengo sui 24-25 gradi all'incirca. La vasca è aperta e non ho mai riscontrato problemi personalmente riguardo alle caridine che saltano fuori dalla vasca. Se siete interessati alla riproduzione più nello specifico, fatemelo sapere nei commenti, così preparerò un nuovo video. Se invece siete interessati all'acquisto delle caridine oppure volete dare un'occhiata riguardo ai pesci oppure agli altri animali che allevo, seguitemi oppure contattatemi su Instagram. Per questo video è tutto, spero che vi sia stato utile. Mi raccomando, non dimenticatevi di mettere mi piace. Ciao!